Siamo qui con il capitano dell'Ital 7, Roberto Bertetti. Non è stato il massimo questo Roma 7 per voi rispetto a quello che era stato lo scorso anno. Cos'è che non è andato secondo te come rappresentante della squadra? Beh, sicuramente non è andato come l'anno scorso. Abbiamo avuto 3 risultati negativi. Però Roma 7 è comunque un punto di partenza per la squadra, per prepararci ai successivi FIRA che si terranno quest'estate, quindi credo comunque che nell'idea dei tecnici fosse quella comunque di provare tanti giocatori nuovi. Poi comunque anche come giocatori facciamo sempre fatica, abbiamo bisogno di un po' di tempo per entrare nell'ottica del 7, quindi una volta terminato il campionato abbiamo bisogno di un piccolo periodo per entrare. Non vi siete incontrati molto prima di questo impegno? Quindi sappiamo che insomma la preparazione, già ce l'aveva detto ieri Oliviero, è stata un po' scarsa rispetto a quello che aveva bisogno un impegno del genere. No, abbiamo avuto anche altri raduni precedenti, l'unica cosa che noi comunque come mentalità facciamo sempre magari un pochino più fatica di altri giocatori a prepararci a questo set, quindi niente, tecnici De Rossi e Martin stanno appunto lavorando per questo molto intensamente per farci il più presto possibile in quest'ottica. Immaginiamo l'umore di De Rossi, che già ieri era un po' sull'arrabbiato un pochettino, perché sa che voi potete fare molto meglio di così. Sì, indubbiamente è rimasto un po' male per questi risultati. C'è da dire comunque che ha riconosciuto che abbiamo fatto in tutte e 3 le partite. Beh, la prima con Clandestino sta andata decisamente male, però la prima di partenza, vabbè, abbiamo miseramente, il risultato veramente è stato pesante. Per il resto abbiamo dimostrato delle cose positive ed altre delle carenze che assolutamente saranno migliorate e su cui lavoreremo sicuramente. Quanti sono gli impegni di quest'estate con il 7? E ci sono 3 tornei FIRA e poi ci sono le qualificazioni finali a luglio. Quindi adesso la prossima, fra 2 settimane ci sarà Lione, poi successivamente ci sarà Mosca e Danimarca e infine le qualificazioni finali a luglio. Allora vi facciamo in bocca al lupo per quella di manifestazione, perché insomma questo Rugby 7 deve migliorare come sa fare. Assolutamente, crepi il lupo e grazie mille. Grazie a te.